Ha voluto al suo fianco Nino D'Angelo, Francesco De Gregori, per presentare a Napoli il suo ultimo lavoro discografico, Viva Voce, un doppio album che già si è confermato nella top 5 della classifica dei dischi più venduti della settimana. E a giudicare dal numero di persone intervenute nello spazio Feltrinelli per incontrare il cantautore romano, il disco è andato per la maggiore anche nel capoluogo campano. Tutti in fila quindi per riuscire ad avere un autografo di Francesco De Gregori, che ha voluto Nino D'Angelo al suo fianco nell'incontro napoletano. I due hanno confidato di essere amici da tempo, legati da stima reciproca, un paroliere e un poeta. Volevo anche arrivo all'onore di essere portato qui da qualcuno che rappresenta Napoli, in modo molto sostanziale, quindi veramente ho pensato subito a Nino, gliel'ho chiesto senza nessun pudore, l'ho chiamato, dico Nino, lo devi fare, e lui lo deve, più o meno l'ho messa giù così, e Nino ha detto subito sì, quindi ecco qua, grazie a Dio. Adesso mi intervisti e vediamo che c'è. Non so quanti amici ti sei fatto, mi sento questo.